Nella puntata precedente. Non sono stato io a rapinare la gioielleria dei fratelli Abbondi e Peretta. Deve credermi, commissario. Abbiamo programmato la tua evasione. E quando è? Alle ore 07:00. Peppe! Peppe qua! Fuori! Pronto? Sono io, Geppe. La rapina quella che mi ha incriminato, quella lì è opera tua, eh? Certo, l'avevo puntata da anni quella gioielleria. Bisogna tornare indietro nel tempo e sventarla! Non ne combini una giusta, sono imbranato, non sai fare niente, non sai fare. Ma non l'ho fatto apposta, è stato un errore. E beh, poi è colpa tua se siamo finiti qui. No, tu sei l'errore. Lo sapevo che non dovevo fatte fare le cose, sai, perché le cose le devo fare da solo, le devo fare. Non si può contare su te, sei un serpente a sonagli, sei. E date una sistemata, che ti venga bene. Ah! Neppe, qua vieni, guarda! Che? Ti hai trovato adesso? Buonasera signora, vorrei fare una piccolissima chiacchierata con lei. Dimmi cocco, ti fermi mercina, vuoi un caffè, ti offro il cioccolatino? No signora. Così? Grazie caro. Bene signora, andiamo al dunque. Dove si trova suo nipote? Anzi, i suoi nipoti. E che ne so, l'ultima volta che ho visto Neppe stava in Gattaugna. Poro figlio mio, non fumava da una settimana. Signora, nel caso non lo sapesse, suo nipote è su tutti i giornali. È un gaglioffo. Che è un burlotto? Signora, suo nipote è un gaglioffo. Un buon a nulla! Ah sì, è tanto buono, Neppe! Suo nipote è un furfante, un delinquente, un lestofante, un farabutto, un fetente, un malandrino, un briccone, un disonesto, un malvivente che si fa beffe degli altri, nonché un abile intrallazzatore. Neppe, bravo Ardascio! L'ho cresciuto con sani principi morali! Da dossier non si direbbe, ma non si preoccupi. Stiamo monitorando tutte le tabaccherie e le vie di comunicazione sono controllate. Un passo falso e i suoi nipoti avranno un posto in prima classe nel carcere di San Mardocheo. Bizzarro. Ci avranno riconosciuto? Non credo proprio. Il travestimento è proprio regola d'arte. Grande Giove, Ferru. Costumi! Buongiorno, signora.
E mo? Come ti avevo detto nella scorsa puntata, torneremo indietro nel tempo e cambieremo finalmente il continuum tempo-spazio, sventando la rapina. Ah, vecchio volpone! Vedo che hai capito. Andiamo via. Sta avvenendo una cosa favolosa. Una favola. Nepe, hai finito? Io qua sono pronto, Ferù, non mi sta a pressare. Fammi dare una spruzzata di profumo e poi andiamo. Ma scusa, a che ti serve tutta sta roba? Ferù, non sa mai, dai, damoci da fa. Con questo congegno mia invenzione, basato su due circuiti catodici sfruttando appieno le cime gli algoritmi di parallassi Wulfrich, le onde erziane si moltiplicheranno a livelli esponenziali, attivando così un vento tachionico che spezionerà nella piccola batteria di questo marchingegno l'energia necessaria quasi pari a quella scaturita da una fusione nucleare, per considerare la scomposizione molecolare del continuo tempo-spazio, così da poter tornare indietro nel tempo. Hai capito? Sì, ma parole povere? Una macchina del tempo. Sì, per i puffi. Sei sicuro che sta scatola di Simmental ci porterà indietro nel tempo proprio un giusto giusto per la rapina, Secondo le mie equazioni le possibilità di tornare indietro nel tempo sono circa al 60%. Però mi sembra una buona percentuale, a conti fatti. Bene, azione. Ci vuole ancora tanto, ci vuole questa cosa qui? Allaccia le cinture, Neppe. Sì, e spegni i cellulari, cammina, dai, su. Via! E mutande di riserva, mi sono scordato! Ma ormai è in funzione! Dammi qua, corri, corri! Fermo! Fermo! Le pressioni di grappa si abbassano al 20%! Ma che cazzo stai a dì? Con me vai sul sicuro. Sai parlare con uno che ha laurea di fisica, se l'ha mangiata per un spunto della placca. No! Accidenti! Ferù, dove stai? Neppe, aiutami, sto qua su, sto. Allora, te vuoi muovere? Stai sempre a giocare, stai. Come sei sviato lassù? Dai, vieni qua. Dammi una mano. Che imbecille. Ma dove siamo finiti? Questa è tale quale la fratta dietro casa nostra. Altro che l'apparecchio che funzionava. Eppure avevo calcolato bene la rotta. È stata tua la colpa! Non dovevi metterci mano! Te la do io la rotta, Einstein! Te pare una strada questa, te pare? Che c'è l'asfalto sotto? Io voglio sapere chi ti ha insegnato la matematica, guarda, è assurdo, eh! Anzi, sei assurdo! Non ne combini mai una giusta, sei un imbranato, non sai fa niente, non sai fa. Ma non l'ho fatto apposta! È stato un errore! E beh, poi è colpa tua se siamo finiti qui! No, tu sei l'errore! Lo sapevo che non dovevo fatte fare le cose, sai? Perché le cose le devo fare da solo, le devo fare. Non si può contare su di te, sei un serpente a sonagli, sei. E date una sistemata, che ti venga bene. Ah! Neppe, Colin, guarda. Che hai trovato adesso? Ma è Disney World! Sì, io sotto volino e tu Pippo. Ma che cazzo stai a dì, Ferù? Namo, va! Ferruccio! Dai, vieni! Ferruccio! No, guarda, non mi fa ingazzare, non ti seguo stavolta io, eh! Io ti aspetto qui, Ferruccio, aspettami, fermo! Soffro la sindrome dell'abbandono! Fratelli, la fine del mondo è vicina, venditevi! Ferù! Sentite, almeno la roba tua, non ti fai sto pagando per il... È
scendete all'inferno, traditori. Dio vi ama, dai, Dio vi ama. Dai, essere un traditore nel nome Gesù, mio grande voi. Secondo me è carnevale. Sì, derivo. Ma che dici? Sarà la rievocazione storica del San Mardocheo. Però è strano, sai? È più realistica del solito, sai? E oggi mi pare più bella, mi pare. Il nostro Signore ti perdonerà. Fate la carità per un povero fraticello mendicante. Brutto frate cencioso ed impudente, zozzo. E pensi che te, se io avessi qualche fiorino dal di fuori, dallo scrigno dello Stato, lo spenderei per far gozzovigliare te e i tuoi confratelli? Via, vattene dalla mia presenza prima che io qua chiami le guardie. Via, zozzo. I ricordi. Messere, provi i miei ricordi, sono speciali. Grazie. Mazza e zozzeria, arrivi di sto coso, va. Saluti! E tu! Tu, i ricci del demonio! Ma te ne vuoi, Anna? Dio non dimenticherà questo! Dai, ho già detto. Che pietra! Ecco, che botta! Inizia la mano! Tutto a posto! Se stava meglio quando si stava peggio, è un macello! Senta, Robin Hood, dove siamo qui vi presenti? E dov'espero, messeri? Servo vostro. Or dunque, cosa desiderate, vostra signoria? Parla forbito, costui. Stiamo al gioco. È dopo, messere, che lei mi riponga codesta domanda. Or dunque, dove azzo staremo adesso? Quale insolito idioma favellano costoro? Vi trovaste nel borgo di Aureate Merdocheos? Oh, visto che piglio stanno, sono bravi a recitare questi. E basta, mi dica, occhio di falco, in che anno ci troviamo? Questo è l'anno domini 1201, vostra signoria. 1201! Menarti per il naso non saprei, possa io perire per mano d'un marrano. Può farre, fellone, ma che cazzo stai a dì? Ferù, bontà divina! I miei ossequi, vostra signoria. I miei ossequi, una verga! Ma... E mo? 1201, ma che diti c'hai? Ma... sbrigate, imposta che ce ne andiamo! Non si può. Dicevi, caro? Ma non possiamo, caro mio, non possiamo tornare avanti. Si è bloccato un tasto, non interagire con gli eventi del passato, altrimenti facciamo un macello. Partiremo appena avrò trovato il modo per... Io te scanno, hai capito? Non voglio rimanere più un minuto qui! Perché c'è un tanfo nauseabondo in giro, in più ho pesato uno sterco di proporzioni gargantuesche! Puzza! Voglio andarmene via! Vuoi che io predica futuro per te? Dolores, ma anche te stai qua! Come va? Ma chi essere questa Dolores? Io non essere Dolores, io essere Ermelinda, della casata degli Scognamigli! Però... Mi chiedo chi è questa? Questa è l'andenata. L'andenata di chi? Di quella cofana che mi ha spillato 500 mauri la orde. Ma di chi stai a parlare? Della maga, no? Capito? La maga, ma... Quella che predice il futuro coi carte, a cartomante. Non ho capito. La ciarlatana, dai! Postà non capisci. Io continuo a non capire. Oh! Ma mica sono dizionario di sinonimi e contrari. State zitto, ignorante d'un contadino. Io vedere qualcosa... Presagio spiccare non bene per te, neanche per te. Prendete amuleto. Ma anche qui mi vuoi appioppare ste cafonate, ma io te faccio bruciate, faccio. Bargelli, frati, è un'eretica. Eretica, grazie. È un'eretica, bruciatela viva, bruciatela. Dai, è un'eretica. Fermati. Eretica. Per un po' è stato molto scalpore, è meglio che ce ne andiamo, andiamo. Molto meglio, via, via. Ammazza che cagnara, oh! Sì, però io ho bisogno di fumare, mi serve una paglia, mi serve. Forse ce l'ha qualche zodico qua presente, una sigaretta. Disfacelo, Guarrano! No, misericordia! Quella spada sarà mia! Ah!
Quella spada sarà mia. Forti, ferme, di questa sai che? Questa è la spada di Escrischiagolis e Sfantibur, Sfantibar. Se si chiama? Ma è Excalibur, imbecille. Vabbè, mi sono sbagliato. A morte! Fai schifo! A casa! Vai a casa! A morte! A terra! Salve, banda di zotici bifolchi! Chiedo venia, messere, qual è il vostro nome? Che mi chiede qui su? Vania! 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 Sono Sir Reginald, duca di Whisky! E lui è il mio scudiero, Borlotto. Può fare! Buonasera, signore! Ha una bella cena stasera! Mando vai, che fai? Lascia fa! Adesso proverò a estrarre questo punto spilli! Vieni con me, marmocchio! Solo un valente uomo può riuscirci! Un puro di cuore! Sì, sì, vabbè, siete ragionevoli. Mi scusi! Scusi, buon uomo? Vai! Ai! È duretta, Veru, però, eh? Aspetta, eh? Prova con un po' di sfido. Grazie, già. Caro, questo potrebbe essere utile. Oh, con tanta forza sto io un giovane Sansone. Mettetemi su che adesso farò un bel discorsetto. Grazie, grazie, plebaglia. Peruccio, prendi nota. Come prima azione del mio nuovo incarico, non modificare gli eventi del passato. State zitto, Ferù. Il resto io decido io. Scialacqua di lombrico. Lombrico. Come prima azione del mio nuovo incarico, tasserò la vostra prima capanna. E mi inventerò sempre più nuove tasse per risanare il bilancio pubblico, fino a che non vi resterà nemmeno una petecchia e pagherete anche l'aria che respirate. Ho detto bene, Ferruccio? Iniziative, pazzo! Perù! Ci ho più fiato, zio, resto struffolo! Butto via sta cosa! Ecco, Forte il monarca! Però, la faccio più. Finché non basta le frecce, poti anche il piafiato un attimo. Ah! Via, via, via! Perù? Chi premuto? Pausa, pesa! Oh! Mo c'è cambio, funziona! Allora andiamo! Ferù! Siamo a casa! Oh! Beh, meno male. Te l'ho detto che funzionava, no? Vabbè, va, non induciamo, mi è venuto un certo languorino. Vado a preparare una bella insalatura di tonno e fagioli. Anche e fagioli. Tu aspetti qua, ti aspetti, eh? Ma basta con questi fagioli, neppe. Sbagliato data!
ancora? Stai al gioco? Ma che... Zia Gerardas! Oh! Zia! No somos les nipotitos do Argentina. Do Argentinas, pescion, fruit asado. Ma se sono seria per... Se me lo dicevate prima, Gocchi mi rendio presentabile. Così vedi come stavo e stavo a preparare i ravioli per domani, che c'ho il pranzo di parenti. Ma ditemi, Gocchi, come sta Romualda? Mamma mia, è tanto tempo che non la vedo. Benissimos. Los retratos de la saludes. Saudades, salutes. Mi hermano es muy pasional. Zia Romualda è morta nel 1994. E te stai a preoccupare di questo? Che cazzo stai a te? Siamo nell'estate del 95. O vuoi capire che in guaio siamo? Se non mi mettevi fretta, potevo anche imbustare meglio la data. Perché non avete suonato un campanello, Cocchi, per Bucadrendo? In Argentina la roba è muy caliente. Muy no, caliente. Noi entramos da los finestros. No, no, no. Arna, qui siedi i nipoti di Romualda, la parente argentina, da ricordi? Mica si ricorda più niente. Lo medico dice che c'ha l'Alzheimer galoppante. Gerda! 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 Dimmi, Arna! Non mi ricordo. Sanda strupala da filottra. Orga, ricordate a dargli le pasticche dopo, eh? Sì, signora Gerarda. Orga, dove stai? Dico, fammi vedere la terra, Orga. Arna, basta, te devi far finita. È la quarta volante che cambiamo in un mese. Vi fermate per cena, Cocchi? A mo' dovrei tornare pure Peppe con la moglie e i figli. Perdonas, zias, dove stas mamma e... Beppes and familias. Ha portato le figlie a giocare al parco giochi. Bene, è stato un piacere, vecchia rimbambita. Andiamo, Ferruccio. Arrivederci. Buenos dias, saludos. Arrivederci. Che maleducati, simpoti dall'Argentina, Erna? Che? Ferruccio, loro. Mamma e papà. Ci voleva. E poi ci siete anche due geppe da piccoli. Grazie dell'informazione, Cenio. Siamo nel 1995, che ti aspettavi? Ah, c'è Geppe. Che ne dici di... Rapirlo e farlo diventare un bambino buono e amorevole con il prossimo? Te l'ho già detto, Neppe. Siamo tornati indietro solo per sventare la rapina e farti tornare pulito. Peccato che grazie alle tue mirabolanti invenzioni siamo indietro nel tempo di 16 anni, genio. Ferru, vuoi un po' di fagioli? Possiamo tornare al futuro quando vuoi. Abbiamo batteria rimanente per un solo viaggio andata. Se fallirà, rimarremo bloccati per sempre. Ecco, allora vedi di non fare errori stavolta, eh. Imposta bene la data, forza. Allora che si fa? Andiamo? Aspetta, voglio rimanere qui un altro po'. Mamma e papà, ricordo ancora quando ci portavano a passeggiare per ore nel parco. Le risa, il pallone che ruzzolava qua e là, i tuoi pianti infantili e mamma che ti stringeva dolcemente, cullandoti al suo petto, e papà che ci comprava il gelato al pistacchio e alla crema e ci faceva volare attorno. E poi? E poi sono scappati, Ferru. Sono stati lì in Colombia, ha fatto la fuga. E spiriti liberi i nostri genitori, dai. Che ci vuoi fare? Vieni con me, va. No, Neppe, fermo! Aspetta, Ferru, vado a salutarmi. Torno subito. Ciao, piccolo Neppe. Ciao, chi sei?
Sono il futuro te sono. Quando sei brutto. Eri sveglio da piccolo, eh? State zitto, state. E tu, Geppe, piccolo del pistello maledetto. Oh! Oh! Ma che succede qui? Papà, stavo ammirando i suoi giovani virgulti. Papà, questi signori ci stanno importunando. Andate via prima che vi riempia le budella di piombo. Ora capisco da chi ha preso Ceppe. Andiamo via. Arrivederci. Vi uccido. Pronto? Vai! Oh, mi sa che storte gli abbiamo fatta. Sì, tu non devi dire manco per scherzo che porti rogna porti. Ma... è bello. Mi sa che storte come se ci è nata grassa, c'è nata, eh? E mica se può, ogni volta li faccio dentro sta casa, tutti i giorni di Ma è Brigida Denelli, io lo sapevo. A posto? Stiamo con la seconda puntata, Jeff Anco di Moncontrallo, sei un incompetente, sei. E allora? Mo? Mo? Dammi sto coso, non vale niente, non vale. Annullo tutto, basta con la missione. Io me ne torno in galera di mia spontanea volontà. Ma sai perché? Perché lì c'è stava due pasti caldi al giorno, la pay TV, c'è stava le persone squisite con cui conversare, si stava tranquilli, no? Con te che mi stai a far pia all'esaurimento nervoso. Ma no, zitto, non mi devi imbonire con le stronzate, non attaccano. Stai zitto. Tre viaggi, zitto, sto parlando. Viaggi, non uno, non sei mai preso la briga di mettere bene la data. Stai zitto, sto parlando. Che c'è? Nepe. C'è Geppe. Andiamo, fermo, inseguimolo. La marchesa aiuta. E che ci sta facendo con Geppe? Ah, non so. Cuna ciuta aiuta. Rilotta d'ari and alda. Vibe de noira, Mr. Geppe. Ha portato ciò che l'avevo chiesto? Molto bene. Sì. Molto bene. Parliamo ora della sua copertura. Quale identità vorrà assumere questa volta? Ich bin die Marchese Jutta von Winkelschweiger Gurkenkeller zu Besuch in Italien. Ich bin nach den sizilianischen Reiskroketten mit Hackfleisch verrückt und nach den legalen Poker auch. Kann es gehen? Favoloso, Alda! Non ci ho capito un cazzo, però brava, ci stavo per cascare anch'io. Complimenti! Ti piace, sono contenta, ma l'ha fatto una tal fatica. Tu non c'hai idea, ci ho messo una roba come 7 ore per imparare sta cassata qua. Ma a te ti pare, guarda, ho fatto una tal fatica, non la facciamo più, Dio boh. Un lavoro eccellente, mi raccomando. Raccolga più informazioni possibili sul conto di mio fratello. E mi raccomando, deve essere un lavoro pulito. Accio? Non mica mai fallito, non si deve preoccupare, caro, andrà tutto liscio come l'olio. Guardi, lei non deve avere preoccupazioni, di nessun genere proprio, va, creda a me. Ferù, la marchesa parla italiano, è una spia idiota. Bontà divina, non ci possiamo più fidare di nessuno, Ferù, è impossibile questo. Dobbiamo acciuffare Ceppe. Forse è armato, dobbiamo coglierlo di sorpresa, vieni con me.
Buonasera. E pensa a dormire? Svegliate! Dov'è che siamo? Ma che ne so, Perù? Io mi ricordo solo la marchesa che ci ha tradito ignobilmente e poi... Geppe! Ci ha accoppato e ci ha portato su Salume la topaglia. Salve, signori. Vorrei fare un gioco con voi. Oddio, Geppe, c'ho paura! Idiota, è soltanto Geppe, non lo vedi? E guardi troppi cartoni animati, Perù, eh? Come avete fatto a riconoscermi? Idiota, porti i baffi, porti! Eh sì, è vero, mi stanno molto bene. Bene, quindi avete capito chi sono, questo ci risparmierà le presentazioni. Geppe, brutto ruba galline, se vuoi sapere perché ci hai portato qui, e soprattutto, che hai usato per metterci K.O.? Mi sta a fa malissimo un malleolo, mi sta a fa... No, scusa, è quella è colpa mia perché sono tre corde. Ma te ci metti pure te a fa danni? Non basta sapere questa situazione, non ma... Senti, non respira nemmeno, non te muove, non respira, non voglio sentire nemmeno un gemito che dalla bocca tua. Zitto! Scusate, io avrei anche una vita sociale, per favore. Hai ragione, scusaci, Ceppi. Ma che gli chiedi pure scusa? Pirla d'un birla! Comunque, ragazzi, volevo solo dirvi che fra poco più di 5 minuti le vostre miserabili vite avranno fine. Sapete, quando si è acceso il televisore si è anche azionato un cilindro di teletrasportatore agli ioni catodici, collegato con il timer in sovraimpressione e alimentato da idrossido di pirullone. Ma se posso sapere che stai a dire? C'è una bomba, e se avete qualcosa da dirvi ditevelo subito, perché fra un po' finirete a pezzettini. Geppe, brutto ladro matricolato, e ci ha liberato immediatamente, ci ha liberato! Perù, siamo fottuti stavolta! Se la scampo prometto che dedicherò la mia vita ad opere caritatevoli e a te il ferruccio fuoco ucciderò solo ribollita! E io non mi lamenterò più dei tuoi uomini culinari e il fatto che mi maltratti sempre, Neppe! Ti voglio bene, ferruccio! Anch'io, fratellone! Beh, ora vi devo salutare, balordi. Ah, dimenticavo! Per dare un tocco più drammatico alla puntata, vi voglio mostrare una piccola chicca. Salve Gaglioffi, indovinate dove sono? Sono a casa vostra. Sì. Ah. Scura, il topino ha più paura, c'è il destino che lo aspetta, è in agguato la ciuetta, sento in aria un frullo tali e un terrore senza pari, attanaglia il picciolo cuore del grazioso roditore. Cioetta, cioetta, voli in alto senza fretta, cioetta, la notte è tutta un cucù mio, la notte è tutta. Nella notte senza luna, il
sparato all'accio entra. Che disdetta, che dolore, si lamenta il cacciatore. Il rimorso mi attanaia, t'ho scambiato pena quaia. Gioetta, gioetta, che volavi senza fretta. Gioetta, non si sente più il tuo cucù mio, non si sente più. La foresta, ma il topino fa una festa, gioia limpida e perfetta, è schiattata la cioetta, ma dalle tenebre portali sento come un frullo d'ali. Ponte Cana maledetta, tornata la gioetta, gioetta, gioetta. Da questi che esibizionisti. Un corno magico! E mo che facciamo? Boh!